La cavalleria, secondo determinati canoni, è di certo cosa tipica della cristianità, ma nella sua essenza non è affatto esclusiva di essa. Naturalmente esistono differenze formali tra lo Kshatriya e il Miles Christi, tra il samurai e il fatà, ma esse non possono porre in ombra quel sostrato ideale rappresentato nelle differenti civiltà dal senso dell'onore, dell'ardore, della dignità e altre virtù che costituiscono in una parola la nobiltà del guerriero. È necessario che la nobiltà del suo cuore e la sua eccelsa natura concordino con il principio della cavalleria. L'orgoglio non deve mai regnare né risiedere in un cavaliere, il quale all'umiltà deve ogni ora anelare. Bisogna essere buoni cavalieri per diventare buoni principi e buoni principi per essere buoni cavalieri. E mercé la bontà di principi e cavalieri si ha un buon popolo. Nessuna ignominia è più grande che mancare alla parola data in buona fede. Nessun onore maggiore che morire per mantener fede a tale parola. Il cavaliere che viene meno alla missione dovrebbe avere gran vergogna, poiché ha lasciato il suo signore. Come avrà poi onore? Cavalieri, perché indugiate a pensare, voi che siete apprezzati per fatti d'arme? Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di 100 battaglie. Un cavaliere soffre soltanto se manca di coraggio. Perché non se manca di bravura? Che egli è maggior prudezza, rifrenar mattezza. Con motti dolci e piani, che venire alle mani. Il cavaliere che disonora se stesso o un suo pari non è degno dell'onore, né deve essere rispettato. Già che, se lo fosse, si farebbe ingiuria al cavaliere che, in se stesso e negli altri, onora la cavalleria. Ecco quindi, cortesia, da tutti altamente stimata. Lei non conosce orgoglio né follia. Cortesia e cavalleria concordano, quindi a questa sono contrarie la villania e le turpi parole. La futua è finezza di carattere. È gentilezza, dovunque vertute. Et quanto puoi, si tu li sta ubbidiente. Et non diciare villania alla gente. Il superbo giustifica il suo peccato, l'umile se ne accusa, sapendo che Dio non giudica il medesimo errore due volte. Chi ho veduto il buon sofferitore per umiltà d'esser vincitore, et per superbia esser perditore d'ogni prova. L'uomo puro si assimila al tempio. A tal punto ha bisogno della beltà, poiché Dio vuole unirsi all'anima dell'uomo come suo ospite. Svegliati, nobile cuore umano, e accresci il tuo corpo nella nobile virtù. Colui che, distaccato da tutto, incontrando fortuna o sfortuna, non prova né gioia né odio, ecco quelli che è consolidato in saggezza. Più il sacrificio è doloroso, più grande sarà la ricompensa. Lode sia all'Eterno. Nel silenzio della tua anima, ascolta la sua voce e piegati al suo volere. Quelli che non sono di natura nobile, qualsiasi opera compiano, essa non vale nulla. Ciò che nostro Signore chiama un uomo nobile, il profeta chiama una grande aquila. La futua è parlare degli stati spirituali nella stessa misura in cui si sono vissuti in se stessi.